Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, ben ritrovati a una nuova puntata qui al Nessotto dello Scarabocchiatore. Abbiamo un grande ospite, essere sincero, è la terza volta che ci viene a trovare perché ormai è un amico, un caro amico, oltre che un grande maestro del fumetto. E sono contentissimo che lui sia qui. Insomma, iniziamo però anche a presentare un attimo lo staff. Stasera abbiamo Marco Russo. Marco. Ciao a tutti, buonasera. Ciao caro. Abbiamo Alessio Corbella. Ciao a tutti, io sono sempre pronto, eh Mirko, guardalo qua, guardalo qua che lo aspetta. E abbiamo il grande maestro Marco Bianchini. Marco, chapeau. Buonasera. Buonasera. buonasera, grazie. Ho una brutta notizia da darvi. Ecco, in diretta. duri il telefono perché ho, ho appena scoperto che ho il 29% di carica. Come si fa sì, a risolvere questo problema nel caso non ci bastasse? E tu hai una scusa. Ti di... Ma abbiamo mandato una... una ricarica batteria a pedali, non l'hai ricevuta, eh. No. <ride> è una diretta. Benissimo, che bello ragazzi. <ride> va bene dai, no. siamo no, ottimisti io, io il consiglio te lo posso dare insomma se hai una presa lì vicino di corrente inserisci eh, inizia, a prendere, il... inizia a prendere il capito, in ca ah e allora inser è inserito è eh, perché non va L'ho inserito da prima ah ok e Non okay, dai, allora guarda prova, prova magari a cambiare è bello raga la diretta che se c'è il fulmine perché... va bene se c'è il fulmine, va, fulmine bene. va bene Comincio ad essere proprio soddisfatto delle dirette perché ci sono questi imprevisti che sono spettacolari, insomma devo essere sincero. Sempre beh, la stessa cosa. Allora, ci vedrà quello che <ride> sarà una cosa rara adesso, diventerà una cosa allora. rara. Questa è rarissima perché stasera allora. affronteremo un discorso abbastanza... Uh, piccante eh, erotico una cosa abbastanza curiosa, curiosa perché ovviamente negli anni 90 noi sappiamo che era già diffusa questa uh, il mondo del, dell'erotico dell'hard però noi lo dobbiamo vedere inquadrare da parte uh, del, del fumetto quindi della, del, del mondo della non arte e tu sei qui per questo insomma illustrici un po' esatto. mm. ho studiato allora, ho studiato sì, vedo eh, allora diciamo che mi piace parlare di questa cosa eh, non solo perché la, la, il mondo del fumetto diciamo erotico chiamiamolo erotico poi hard nel, nel, dopo uh -huh. gli anni 90 nel, dopo gli anni 80 è stata un po' la gavetta di tutti i disegnatori della mia generazione, di quelle prima e di quelli delle generazioni subito successive. E, e, e in più perché Ramba è, è un mio personaggio, eh, e, e insieme a Termite Bianca, sono stati i due personaggi che nella mia carriera professionale sono riuscito a creare, mh, ho avuto occasione di poter creare. E Ramba nasce in maniera abbastanza perché eh, mm -hmm. ci fu un una giornata che, mh, poiché avevo visto delle fotografie di Lona Staller, in arte cicciolina, decisi sì. di disegnarle, perché eh, io penso che chi, chi, chi fa questa professione lo sa come succede, a volte si vede delle foto, ci si... Ti eh, ti danno degli spunti e le disegni a prescindere dal fatto che sia un lavoro, no, insomma, certo, mi piace disegnarlo. Certo. Le disegnai e le spedì a Riccardo Atticchi per regalargliele, La cosa per me era finita lì, cioè perché l'avevo fatta per puro divertimento e, e quindi mi, avevo già chiuso l'argomento. Se non che dopo qualche giorno Schicchi mi telefona mi telefona e, e mi dice, sai Marco, io avevo intenzione di eh, fare a fumetti i miei personaggi, i tuoi disegni mi sono piaciuti molto, ti interessa la cosa? E lì ovviamente a me mi divertiva, tra l'altro io in quel periodo già disegnavo Mister No, quindi non è che per me non era un'occasione un professionale, era più che altro un, un divertimento e non sapevo a quello che andavo incontro. Eh, perché eh, poi sono successe un sacco di cose e sì. anzi in realtà il motivo per cui andai a Roma a trovarlo era di fare fumetti su Cicciolina, che era poi la compagna di Schick in quegli anni, che penso tutti conosceranno, no? Cicciolina è un personaggio piuttosto eh, conosciuto. Sì. Certo. E quindi... personaggio politico, cioè, vero? Per la politica, sì, per no. la sua carriera politica poi. Anche. Tra l'altro, vi dico che de persona era veramente molto bella, cioè eh, Cicciollina, Ilona Staller, oh. non solo era bella fotografata, ma era proprio bella di persona. Lei, tra l'altro, nelle foto c'ha questa bocca grande, in realtà lei non ha questa bocca grande perché lei se la disegnava con col rossetto più grande, e quindi di persona era molto, molto più bella, veramente una bellissima donna. Come è venuto ehm... questo incontro? Eh? Eravamo un po' curiosi di sapere come è avvenuto questo incontro tra te e questo personaggio tanto amato e tanto seguito di Schicchi. E eh, con... eh, ehm... questo poi che fai vedere, poi eh, dopo vi racconto perché eh, la conoscenza con Schicchi ha portato poi a fare tante cose. E, tra l'altro, eh, mi ha portato anche a coinvolgere in questa iniziativa un sacco di disegnatori. All'inizio delle loro armi, oggi ultra professionisti bonegliani. E, e niente, gli, lui mi disse di andare a trovarlo a Roma. Io andai a trovarlo e, e parlammo di, di questo progetto. E lui aveva intenzione di, di fare a Fumetti la vita di Cicciolina e, e di fare delle altre storie con gli altri, le altre modelle che lui fotografava abitualmente. Soprattutto, eh, adesso non mi ricordo come si chiamava questa modella che interpretava Ramba, e, e io dissi, vabbè, facciamo il personaggio a fumetti. Ecco, questa qui è la modella, quella che si vede nella foto è la modella accanto la, la, la sua trasformazione a fumetti. E, e quindi cominciai a scrivere. In realtà ne facemmo due di personaggi. Uno era Ramba e uno era... Moana Pozzi che faceva la telefonista sexy, la telefonista sexy. E Ramba, tra l'altro, adesso questa modella qua non ha rinnegato il suo passato, e credo faccia la ristoratrice da qualche parte in Italia, da un ristorante penso. Ramba, in realtà, nei, 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 nel, nel, nel tempo l'ha interpretata più modelle, però quella lì è stata. Quella che ha, ha, ci ha influenzato, ha influenzato i, i disegni. Che poi io mh, non ho fatto in realtà perché, eh, tranne in alcune occasioni, de, delle pagine le ho disegnate, ma mi sono trattenuto per me il ruolo di sceneggiatore, di sceneggiatore. e mh, Quando alla Bonelli vennero a sapere di questa mia iniziativa, De Ciocanzio mi chiamò dicendomi che non gradiva, non gradiva che io li disegnassi e io dissi, ma perché? Io non mi ho pagato una... una mica ho firmato un contratto di riserva, no, come si dice, di, di esclusiva. Eh, ma sai, insomma, fece un po' di storie e dissi, va bene, allora non la disegnerò. Per cui mi sono inventato uno pseudonimo. E che adesso sveleremo perché non so quanti lo sanno, però... E pochi sanno realtà... perché è uno scoop, questo è uno scoop perché pochi sanno in realtà... Sì, che tu... In realtà pochi sanno, cioè chi, chi conosce e ha letto Ramba, tra l'altro faccio una parentesi, Ramba rientra adesso tra i, i, i personaggi cult erotici eh, di quegli anni, eh, cioè, è considerato veramente un cult del fumetto Hard, diciamo insomma. E, e io insomma mi inventai questo pseudonimo, mi sembrava particolarmente felice che era Marco Delizia. Delizia, quindi esatto. esatto. Quindi eh, adesso si sa che Marco Delizia è il sottoscritto. E spettacolo. So, che, so oh. che gli originali di Ramba sono anche. Esposti in un museo, museo dell'erotismo dell che credo sia in Belgio e, ah. insieme a disegni di altri disegnatori. Cioè, questa, uh, Marco, scusa se interrompo, ma questa è la copertina poi che era stata disegnata da te qui, giusto Marco? Delizia sei tu qua? In no, questa no, questa no. Allora, no, questa è l'edizione. Io ti ho mandato delle, delle foto che sono l'edizione perché Ramba è stata venduta in 7-8 paesi del mondo. Eh. E è qua c'è una collaborazione tra Marco Delizia e Rossano Rossi, vedi? Ecco. Rossano Rossi era uno dei disegnatori eh. che poi l'ha realizzata. Tra l'altro, oh. oggi più, più che riconosciuto il disegnatore di Tex, ecco. e... ah, questa te l'ho mandata ecco perché vedi? poco tempo fa scopro sì. questo disegno di ehm... aiutami. Aspettami. Non viene il nome Bisley ehm... Bisley Bisley. E dico, ah vedi il signor Beasley ci ha copiato la copertina <ride> hai capito Beasley <ride> oh guarda è simile parecchio eh? cioè, certo oh, è simile. Non è per dire. ma certo, certo, certo è si è stata... sì io non lo so se la, non, ovviamente non ho la certezza che l'abbia fatto però se l'ha fatta mi ha fatto un piacere enorme cioè è, stato, certo. è stato estremamente divertente sta cosa tant'è tant che questa l'ho postata qualche anno fa. Qualche anno fa la postai perché dico, vedi, cioè siamo, abbiamo ispirato anche Disney. Ti volevo chiedere una cosa su questa copertina, per es ad esempio, perché so che sono passati tanti anni, ma tu ti ricorderai perché sono le cose più belle, poi che tu il lavoro si ricorda sempre con, uh, con Nostalgia. Vediamo se sono originale. Bravo, vedi un attimo originale. Ti volevo chiedere qui, eh, almeno per fare questa copertina, l'approccio tecnico, insomma. Eh, ti avevano guidato c'era una scena da, da seguire no. oppure sei andato tu insomma come eri libero autonomo per quanto riguarda il disegno no, totalmente, totalmente liberi, ah, perché, liberi cioè, praticamente il ruolo, che, sì, sì, il ruolo che mi ero tenuto era quello di coordinatore cioè io facevo, facevo praticamente tutto cioè, facevo le, li scrivevo, passavo le storie ai disegnatori che avevamo, avevamo scelto e sì. ma le mandavo a chi doveva letterarle. E, e, e beh, quando, beh, tornavo, che... quando andavo da Schicchi, praticamente gli consegnavo: no, non ce l'ho. Ti mancava, ti mancava solo di essere anche uno dei protagonisti della Gli storia. Ti consegnavo il lavoro finito. <ride> Scusate, sento la mia risata sotto. No, però, però è successo io, un, epis è successo un episodio che se volete ve lo racconto. <ride> sì, sì, raccontaci. Perché, allora, Spicchi aveva una, una società che si chiamava, che si chiama, penso ci sia ancora Diva Futura, che... Che, gesti, che gestiva le attività delle modelle? No? Sì. E quindi quando andavo a Roma, stavo lì tutta la giornata, mh, e si chiacchierava anche con altra gente, eccetera. E conobbi un produttore di film porno ah. e mh, il film porno, che poi dove, dove recitava Rocco Siffredi eh. Baby Pozzi, Moana Pozzi, tutto, tutto, lo, tutto il gruppo lì. E chiacchierando un giorno mi fa. Dice: Senti, ma te, eh, vorresti partecipare a un film porno? Perché ci sono molti attori che non vogliono mettere la faccia, oh. e io dico: scusa. Cioè, fe ti fecero, cioè, la famosa proposta. Io nel cioè. film porno dovrei fare le scene, le scene dove eh, appunto chiacchierano, uh, eh, appunto. sì, 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 sì. Dice sì, e io, vabbè, no, non mi interessa. Eh, 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 lui è eh, questa è la copertina Marco. Avvicina, fammi vedere bene. Si è bloccato. La eh, cosa no? divertente è che ah. tu... la cosa si è, che sei, è sei, tutto incollato. Sei. Fammi vedere, fammi questa vedere. Questo è l'originale a colori, è tutto incollato. Fammi, perché... vi... Non ho capito. Mirko, vieni più vicino. Vieni più vicino, che è bellissima questa copertina. Vieni... Vieni più... ecco qua, Madonna, ma che, vicino che... Di che così. Te... No, no, va bene, va bene. Tra poi arriva a casa tua. Come, come è stata dipinta? Scusate, ma io sono... Bravo, Marco. bravo, fai la domanda tua, vai. E sono quello delle domande tecniche. Allora. Come è stata dipinta? Mm. Allora, considera che siamo negli anni 90, quindi eh, non c'è granché cose da utilizzare. Gli acrilici ancora non erano granché. Si, si, si usava parecchio le tempere e questa sì. è stata colorata eh, con le Ecolin, Ecolino, ah, le Ecolin. Sì, che, che, che in Italia sì. li, le portò Milazzo cioè la prima volta che si è visto sui fumetti oh, no. l'utilizzo delle Ecolin sulle copertine di Milazzo perché sono più brillanti delle chine e allora eh, si utilizzava quelle Mamma che spettacolo, eh, ma sono già in... eh, una foto proprio colorata. Giusto, una, parentesi magari non lo sapesse, le colline è una sorta di acquerello liquido ma molto concentrato, quindi eh, sono, eh, appunto come dicevo, liquido quando si stende col pennello, mantiene il colore molto forte, molto saturo eh, e dà eh, un po' l'effetto di un acquerello, però con questo colore molto concentrato rimane molto brillante. Eh. Usato tantissimo da, dai disegnatori, in genere veniva fatta un'inchiostrazione con un, qualche supporto waterproof, che poi una volta stesa l'ecolina non si scioglieva, e l'ecolina sopra dava quasi l'idea di una stampa, quasi di una, di una superficie colorata perfettamente come fosse un acquerello. Ecco. L'unico problema dell'ecolina è che non si cancella, cioè è molto eh, difficile va. da coprire. Ah, sì, la carta È molto difficile da coprire. Mamma quanto e... è bello. L'unico modo per coprirla è rifare l'attaccaccio le... in pezzo di carta sopra, però quando colori è brutto perché dovresti usare la stessa carta, se no il colore ah. te reagisce diversamente. E poi comunque la carta fa un, fa un piccolo livello, quindi ah. usare usare le l'Ecolin bisogna essere bravi perché, diciamo, buona la prima, ecco. Per questo, è per questo, questo, invece, che cioè, poi... questo questo è un originale in bianco e nero. Inchiostrazione. Eh, questo è Rossano Rossi. Questo è di, mm -hmm. è di Rossano Rossi. Questo è Rossano, ok. Cap... No. Aspetta, è eh, per... più, più indietro. Uh... perfetto uh, C'era una domanda interessante: ti è mai capitato di vedere in, in disegno? Intendo Jessica Rizzi in versione Ramba. C'è un motivo per cui te lo sto chiedendo? No, no. ok. No. Mi dispiace allora, deludermi il compenso. In compenso, ho conosciuto di persona anche Moana Pozzi. Scusate, scusate un attimo, da far uscire il gatto. Eh, scusate. <ride> Ragazzi, allora mentre non c'è il maestro, per farvi capire, lui e il gatto, noi abbiamo il cane. Non se no, che se, che se no, ci ammazza. Ci ammazza. <ride> ho conosciuto Moana Pozzi, ve lo racconto perché è troppo bello. Sì, dai. Eh, io ho in realtà due, due aneddoti molto belli, eh, uno è con Pratta e uno è con Moana Pozzi. E sì. quello con Moana Pozzi fu così: che in un momento in cui aspettavo alla, alla, nella redazione di Viva Futura che Schicchi mi ricevesse, perché lui fa sempre, faceva sempre mille cose, mentre sono lì eh, entra Moana Pozzi. Ora, Moana Pozzi, cioè, chi di voi ha potuto vedere delle foto sì. sue, vi assicuro è veramente. Bellissima. tratto di persona molto più bella che in fotografia anche lei. Non e si mette a parlare? Come? Non me la ricordo, lo sai. È una cosa strana. Questa... Eh, non me la ricordo proprio. Mi sembra strano. Ehm... È un angelo, è un angelo. È, è un angelo è il nostro amico. dovete mettere in dubbio. È, è puro, è puro. <ride> Un chichetto, eh, qua c'ho uno del pubblico, noi ci perdiamo, non ci perdiamo. Andiamo. Noi siamo anime terze invece. Oh, ma io avevo, avevo neanche 40 anni, eh? cioè, ma cioè, capite che essere sbalzato da una, una stanza dove stavo tutto il giorno a disegnare, in cioè. redazioni dove passavano donne molto belle, cioè, era abbastanza scioccante. Eh, ogni volta, quindi ogni, ogni mese che andava a Roma ci andava molto volentieri. E, insomma, entra a Manapozzi e si mette sì. a parlare con una segretaria. Dopo un po', eh, lei probabilmente a questa gli ha chiesto: Io non ho sentito, però deve avergli chiesto tipo chi è quello. E, e lei gli deve aver detto che io ero, diciamo, il disegnatore, perché poi sa chi non è addetto ai lavori non sa bene le differenze sì. delle cose. E il disegnatore del, del suo fumetto, che era, vi ricordo, ne facevamo due, una con Ramba e una con Moana, sì, che lei si gira. Era, es, era estate, eh, quindi sì. non, non, è, non eravamo molto vestiti. Si gira e viene verso di me quando la vedo venire verso di me, mi ha preso mezzo colpo perché mi sentiva abbastanza sì. abbastanza. Cioè immagino che possiate capirla questa sensazione, no? Sì e voi immaginatevi la vostra attrice eh, dei, dei, dei film porno che preferite, vi viene a parlare, insomma vi sentite un attimo un po' insomma, così, e mi fa, ah tu sei il disegnatore dei miei fumetti? E io a quel punto non mi metto mica a spiegargli tutta la cosa, gli dico sì, sì, so, sono io, e mi fa, ah, eh, ti devo fare i complimenti perché mi piacciono molto i tuoi disegni, però vi dimenticate sempre una cosa. E io dico, oddio, che ci siamo dimenticati. Non Lei fa... si gira e si toglie la maglietta, cioè si tira su la maglietta fin qua su, fino al collo, e mi fa vedere la schiena. Ah. E mi dice, vedi, io ho un tatuaggio qui in basso, in fondo alla schiena. Questo tatuaggio non me lo disegnate mai. E io dissi, ah sì, vedo in effetti c'è un pappagallo. D'ora in poi proveremo a disegnarlo. Dopodiché lei si riveste, cioè si ritira sulla cioè maglietta e poi andò via. Beh. Poi immaginate che ah, cosa no. può essere: una cosa è rimasto più... proprio qua il, il pappagallo. Sì, sì, Beh, per un attimo io poi dopo cioè, sono stato invidiato non sapete per, quanto per quanti anni da tutti quelli che conoscevo eh. Quegli anni Ma Moana, qua, ancora eh, adesso quando lo racconto con. l'altro aneddoto eh, però, male. Marco l'altro aneddoto Ugo Pratt se non erro ah Ugo Pratt eh, Ehi, però c'è un'altra cosa eh sì e lì eravamo, eravamo ero al, all'inizio della mia professione ancora non ero disegnatore di fumetti lo volevo fare molto però. Io andavo sempre... Andavo, quando andavo a Milano da Bonelli a fargli vedere delle cose e passavo no, la redazione... No, no, ancora no. non disegnavo Mr. Moon. Ah, okay. no. Io poi prima ho cominciato, ho cominciato con Carrie il Trapper ah, okay. prima di fare Mr. Moon. No. Sì. Andavo a una libreria che penso esista ancora, non mi ricordo tanto bene come si chiama, mi ricordo solo che forse era vicino a una specie di... Forte, forte di un forte c'era c'era un parco mi ricordo questo parco che cammin camminavamo lungo questo, queste mura di questa caserma La caserma non so insomma era era una delle librerie di fumetti degli anni parliamo primi anni ottanta eh? sì. eh, milanese tra quelle tra quelle più forniti più fornite di fumetti dove giravano anche i disegnatori. Io ci andavo con l'altro ci Fabio Civitelli e Luca dell'Uomo, perché noi eravamo un trio che andavamo sempre in giro insieme. E... Entriamo nella libreria e ci mettiamo a guardare i libri. Dopo un po' entra Ugo Pratt. Considerate che negli anni 80 Pratt era un dio. Eh? Certo. Un dio. Io certo. l'avevo già incontrato a una lucca, gli avevo certo. chiesto un, un disegno, mi feci... Scusi da fan ovviamente, avevo 18, 18 anni, mi, eh, mi fa un disegno. Pratt, che era seduto mi, si gira lentamente, mi guarda con quella faccia seria che aveva e mm. mi fa: no, cioè no, chiuso, no, secco, secco, no, secco. So proprio che non, che non no. ti permette replica. Yeah. Cioè, se <ride> vuoi che faccio l'autografo se vuoi ti faccio l'autografo che io ho ancora, ovviamente. Okay. Eh, sì che questo però serve per capire poi l'episodio. Okay. Eh, entra Pratt, sì che non ero l'unico dentro la libreria, okay. sì che tutti sì, ovviamente si mettono intorno a lui a parlare con lui. A un certo punto una signorina eh, gli fa: Senta Pratt, mi fa un disegno? E io ho pensato. <ride> Povera, illusa, il disegno non te lo fa, il disegno non te lo fa. E lei e lui gli fa, ah, eh, hai comprato il libro? Sì, vieni, ti faccio il disegno. Già lì mi è cominciato a girare un po' le balle, come si dice. Poi sento che fa, chiama il, il, il proprietario, il proprietario del, del locale e gli fa, mi porti gli acquerelli. Ehi, oh, pure gli acquerelli <ride> ha capito mamma che smacco maschio bia bianchini smac... maschio non te cago donna carina vieni vieni capito è anche... questo vieni, vieni, tipico ma anche... dei disegnatori anche... eh? non solo è eh? tipico dei disegni degli acquerelli non solo i disegni anche, anche gli, gli acquerelli ma... e qui io ve lo racconto perché dai, dai. Sì. qui si capisce il dilettante che ero io a quei tempi, proprio il dilettante, sì. è un grande maestro. E sente che è successo. Sì. Tutti intorno, me compreso, a guardare Pratt. Pratt apre il libro come se fosse una cosa magica. Apre il libro e nel foglio bianco fa un disegno. Non mi ricordo neanche di preciso, perché io mi sa che sono rimasto così scioccato che non, non, non ho neanche memorizzato cosa disegnare apre il libro, no. fa un, stende il foglio, fa un disegno a matita, prende gli acquerelli e sul, sul foglio, quindi a destra, fa un acquerello. Bello. Veramente mm. bello. Poi cosa fa? Poggia il pennello, prende il libro e lo chiude. E io, che coglione! Giuro, eh, ho pensato questo. Che coglione! Con, con l'acquerello, ancora che non si è asciugato. Ma ha rovinato tutto ha rovinato mm. tutto mm. Pratt mm. che era un figlio di, figlio di buona donna nel senso Agliato. buono della parola Agliato, si dice. Cioè del gra un grande maestro veramente sì, il più, più grande cosa fa? riapre il libro ah. e che era successo? che con questo okay. gesto lui uh -huh. aveva proseguito il disegno sulla Agliato. pagina accanto Tipo aveva aumentato la prospettiva del disegno tipo specchio quando, quando, mentando... quando l'ho visto, quando l'ho visto, ho detto proprio: non capisco, eh. cioè, questo, ma... questo, è questo è un genio è un genio non solo perché sapeva mentalmente quello che stava facendo, ma certo. ha fatto lo show, capito! Cioè, eh, era. era Perfetto, questa cosa era perfetta da tutti i punti di vista, sia tecnicamente sia graficamente, ma anche come regalare un disegno a una persona: cioè era una cosa meravigliosa, meravigliosa. Mm. Veramente. Guarda, stata, fu per me proprio uno shock. Lo shock perché mi ha fatto capire cioè, cosa vuol dire. Eh, essere, essere veramente particolarmente geniale, ma poi, anche, ma poi anche conoscere bene il lavoro, sapere eh, cosa succede a seconda di come usi gli strumenti, no? è, è indice comunque di grande professionalità e grande conoscenza de, degli strumenti del mestiere. No? Mm -hmm. Spettacolo ragazzi, eh. questi sono due aneddoti, è vero no, che proprio... sono... Eh, Prat ragazzi, Pratt. pensavo fosse venuto fuori il pappagallo di Moana con l'acquarello. Tras <ride> no, no, ma Moana, ma tu no. Hai, tu hai... io poi io ho anche pensato, questa me la rigioco. Ma non ho mai avuto il coraggio di farlo. Marco, ma tu sai, c'è anche, anche dei discorsi. Un altro che fa queste cose è frezzato. Eh. Io non so se avete so se avete no. visto come fa frezzato Niente, no? gli sketch nei libri. C è, c è. C è. Eh? Ce l'ho uno, ce l'ho, non è il mio, però ce l'ho. Ce l'ho uno sketch. Ma te l'hai mai visto fare un, disegno, fare un disegno unico su cinque volumi? No, no, però... visto. Lui mette Qualche cinque volumi qual... uno sopra quell'altro e poi fa un disegno, fa un disegno unico su tutti eh. e cinque. Solo che a ognuno sì. gliene rimane il pezzo. Lui, vederlo veder lavorare, lui è veramente ipnotico, lui è ipnotico perché ha quella casualità tipica dei, degli artisti. Lui corrisponde un po' all'archetipo dell'artista ed è bellissimo, già solo guardarlo. È vero. Marco, tu hai dei disegni, se non erro, hai delle tavole originali dei disegni che volevi mostrare perché. Era Tom... ah, quella che ci avevi mostrato di Cicciolina. Sì, ma... era. Uh -huh. era... Eh, que i, dici quelli del Partito dell'Amore? Sì, perché gli feci anche il simbolo Poi del partito. Uh -huh. Insieme, in realtà, Però... a Lucio Filippucci. Te lo metto subito. Perché poi il, il, il libro sulla vita di Cicciolina, in realtà. Sì. lo disegnarono Lucio Filippucci e Giovanni Romanini, il compianto Giovanni, è stato il, il mio maestro. Grande ah, è stato il tuo maestro Giovanni? È stato il, il mio maestro, maestro lui il, il grande maestro Romanini. Eh, eh, sì, perché io ho studiato grafica, in realtà dovevo fare il grafico, e, mh, ho studiato grafica a Bologna e ho conosciuto Giovanni e Roberto Raviola in arte Magnus e ho cominciato a disegnare fumetti con loro eh, mamma mia. Ho, ho avuto quasi l'occasione di fare un fumetto anche con Magnus che però dopo si chiamava l'ispettore Condor che non è stato mai pubblicato non è stato neanche mai iniziato di in quelle... realtà, perché... ah, okay. pensavo fosse una di quelle cose che rimane a te come un tesoro il tuo no, lavoro vedi, con Myers. Schicchi, Schicchi ecco, mi mandava queste foto, sì, <coughs> mi mandava quando si doveva fare la pubblicità dei fumetti nelle riviste, lui sì. mi mandava queste foto: questa è sì. la stampa sì. dove c'era Ramba, no, Ramba, e sì. un altro personaggio. Beh, beh, questa non è stata utilizzata per questa è così. Dopo, io che facevo? Ora qui ci sono tutte e due, disegnavo questa incollata sopra, ridisegnavo il eh, ramba, ora qui c'è due rambe, però ne, negli altri casi ridisegnavo solo ramba in modo che rimaneva eh, una parte fotografica e una parte disegnata e la usavamo per le pubblicità che c'è scritto qua. Vedi, la versione a fumetti di ramba che troverete nei prossimi mesi in edicola. Allora, attenti a non perdere, a perdere le mie eccitanti avventure. Oh, ragazzi, ma Ramba usciva in, nelle versioni intascabili, no? che erano i fumetti di quegli anni. Andava esaurita dopo tre giorni, eh? Non c'era più, ne dicono. Non è per dire, ma. Che spettacolo, che mm. bello, Marco. Quella è una eh, stampa? Ragazzi. Questa è, sì, è una foto stampata con un disegno incollato ah, originale. Bellissima. Oh. Eh, quello sì che ha guarda, un stile di... incredibile le prove che fece fabio valdambrini oh, fai vedere oh, guarda chi c'è William, William Bondi un tuo collega un maestro ti saluto eh. Eh, che lui bello. capisce tante cose di, di quelle che racconto lui che a pa parte le abbiamo, vissu pa abbiamo vissute assieme perché quando ho conosciuto parella. Willy tutti e due avevamo a Bologna, mm. quel disegno questo che hai fatto di invece... in scuola, questo è Luigi Piccato. Oddio, aspetta! Ma come mai ce l'hai tu? Scusami, è perché siccome facevo il coordinatore di tutto, eh. ah, di tu il coordinatore. Eh, tutto arrivava a me e queste negli anni mi sono rimaste. Ah, ecco. Mauro Laurenti, oddio, yeah. che spettacolo. Ma anche non lui divino, buone... non inventa queste tavole nel caso mi chiedessero, che ne so? No, no, queste le tengo. Ah, le tieni? Ok, le tengo per ricordo Tesoro. Bravo, grazie Tesoro. Volevo vedere il, se c'avevo anche. Comunque, qualche... devo dire che gli anni '90 sono stati una scuola davvero forte per, per il mondo dei disegnatori. Cioè, già il quello che dicevi prima di dover sostanzialmente disegnare buona la prima perché non, non potevi andare a, a correggere eh, se non a scapito poi dalla resa finale ha dato via una generazione di, di talenti di maestri scuola sì, da era eccezionale anatomia cioè se ci davi benissimo insomma era bellissimo lì. Mm. vediamo questa chi è questa è una copertina, ora non mi ricordo che altro di che numero fosse, perché questo è tutto incollato. Eh. Sono Tutti tutte in fotocopie no. incollate perché Madonna, non c'era modo, so. modo di fare impaginati diversi, di, in maniera diversa, no, una più bella dell'altro, raga. Queste copertine, una più bella dell'altra. Tutte inchiostrate, eh. poi. tutte con la tecnica di inchiostro, hai detto bene, eh. Alessio, gli anni, gli anni 80 e gli anni 90 sono stati anni irripetibili. Vero. Ma lo sai quanto vendeva ora? Perché eh, in genere si pensa che l'editore che vendesse di più fosse la Bonelli, no? Ma in realtà, uh -huh. voi conoscete l'intrepido e Monello? Avete mai visto? Sì. E eh, oh, eh. ma no, l'intrepido faccio io, certo, eh. usciva settimanalmente. Era quello che in copertina c'era I Calciatori. Tra l'altro, sì, 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 ho capito qual è. Anche quelli da illustratori di un certo calibro. Ma se non ero, c'erano e... di Gennaro. C'erano quei personaggi nell'Intrepido e il Monello di Gennaro, Montanari, ehm, Alfredo Castelli. Insomma, c'erano tutti. Preghieri. Fre e Freghieri, Fre secondo me, è un islander perché io, Freghieri, <ride> me lo ricordo da sempre. L'ho sempre oh, visto oh, disegnare. Cioè, <ride> disegnava <ride> sull'Intrepido quando io avevo 18 anni e lo trovo ancora a disegnare su. Tra l'altro Gianni lo conosco benissimo, eh. Quindi, eh cioè, sì, lo so. è, è, è Nylan. Io non so come abbia fatto a disegnare, ha disegnato milioni di tavole. E, allora, vi voglio dire questo: che l'Intrepido, per sì. dire quanto fossero anni fantastici, dove si vendeva tutto, bastava che te facessi qualunque cosa, lo vendevi a fumetti. L'Intrepido vendeva 600.000 copie settimanali, oddio tantissimo sì, e un conto lei... di 4 edizioni al mese mamma mia quattro numeri al mese erano eh, bei anni quelli eh. 600 Questo Questo mila mamma... fatto eccolo quello abbiamo visto no, dal vivo eccolo dal vivo. fai vedere non è uno spot pubblicitario perché il libro ormai è esaurito, quindi non c'è più eh, in circolazione. Ma senti, all'interno com'è? fai vedere qualcosa all'interno? È, è tutto testo? Io, io apro a caso, eh, però non so che che vi è. Yeah, fuori, yeah. Ne frega, apri, apri. Non allora. è tutto testo, ci sono anche delle pagine illustrate. Ah, è proprio un fumetto. <ride> no. Eh, scusa. Tutti i fumetti. Tutti i fumetti. Cioè, ci sono tutte bellissime. le storie raccolte. Tutte le hai, usato, raccolte, hai usato qualche particolare? Sono... Oh, scusa, no, dici, non ho Marco? capito. Marco, no, dicevo hai usato qualche particolare tecnica di inchiostrazione? Hai usato il pennino? Hai usato i pigment liner, il, pennare... il pennello quello fine? Come, come l'hai fatti? Allora, qui siamo sempre a livello diciamo eh, eh, tecniche ah. classiche. Si usavano i pennini. I gillo, i Perri o i Leonardo da Vinci. Cioè, i pennini, quelli che i migliori sono questi. Poi non sempre si trovano. Eh, I gillò, soprattutto, non c'erano ancora materiale giapponese. Magari averlo, averlo. Eh, mm. c'erano dei pennarelli, però li usavamo poco perché erano una base d'alcol. Quindi se sbagliavi dovevi fare per forza la pescetta, cioè collarci la carta sopra perché tanto quando sono a base d'alcol ho voglia mettere acrilico o tempera o, o bianchetto sopra perché tanto emerge sempre. E, e poi pennelli, pennelli Winsor Newton serie 7, i soliti, certo. l'uno, il due, il tre a seconda di come uno si trova. Certo, cioè Winsor e... Newton è in assoluto forse il, il migliore no? come inchiostro. Il mitico pennello Winsor e Newton tra l'altro fossero ancora buoni come quelli ora. Questi durano se no, un mese. Prima ci si lavorava un sacco con questi pennelli, veramente. Io uso il 2 perché mi trovo meglio col 2 che ha, che ha una punta abbastanza grossa. Non so se si vede, eh, si, vede si vede si vede, Guarda, che c'è un tuo amico, Giancarlo Vidotto, che dice che c'è un tuo disegno con dedica. Ce l'ha quello di prima che hai fatto vedere. Che hai mostrato eh, su sull'integrale di Ramba. Esatto, ah, ce l'ha. Se ne Fatte 300 copie, vendute tutte nell'arco di qualche anno, non ce n'è rimasta più nessuna. Eh. Forse ce l'ha qualcuno, eh, Francesco... Eh, Matt... No, Francesco, quello che c'è il negozio... Eh... Settembre. Oddio, il settembre bravo. Ah. Forse ce l'ha qualche copia lui, ma sono tutti venduti, ormai sono andati via tutti, per fortuna. Questo è il modo, per, il modo tecnico per appuntire pennelli è questo. e questo. Io direi, E su base alcolica è hai fatto lo spritz. Sì, perché eh, noi, abbiamo, abbiamo, noi abbiamo impostato così, insomma, al pubblico volevo un attimo dirlo. Una prima parte una panoramica generale su anni, sugli anni 90, ovviamente, parlando dell'erotico e ah, del, del, del porno. Porno. soft -porno. <ride> porno. E una seconda parte, dedicarla poi alla l'inchiostrazione della... Ci proviamo. Ci proviamo, insomma, è un webinar quindi... Ah, allora io tanto per... scusate perché... stasera sono un po' sul, come si dice, un po' sul fare sul coglione, perdonatemi il termine, stasera, e vi vorrei far vedere soprattutto per Marco nel caso non lo conoscesse o anche Alessio io non so a chi interessi però come wow. i, i, i sit hanno la spada laser doppia io ho il pennino doppio eh? io non l'avevo mai visto il pennino doppio non l'avevo mai visto alla faccia di Pratt adesso tu dedichi con un libro sotto un libro quindi, sopra quindi di qua di qua punta morbida di qua punta dura così capito io sì, 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 però volevo dire una cosa, eh, scusa, Marco. Senza la, dire la sì. sopra, eh, però. Perché. Eh, volevo dire al pubblico che ovviamente non potrei mai finire o terminare. Forse sì, se riesci, sì. Se no, facciamo una seconda puntata, poi, no? Non c'è problema per terminare, vediamo, vediamo dove si arriva. Vediamo. Io cerco di fare il possibile, tra l'altro. Oggi ho avuto una visita oculistica, quindi cioè, <ride> tutto in diretta, allora. <ride> No, sicuramente C'è eh? cioè, qualche domanda in sul le su facciamo noi le sì. 90? Sì, no, noi allora, tu menti... giro giro il telefono, quindi penso che ci vedremo di meno. Allora, aspetta, eh. Sicuramente <ride> pazienza, 20 minuti penso. non saranno sufficienti, eh, quindi eh, no, non sono pratt, purtroppo in questo. Eh. Allora, Io Marco, sono uno molto però... No, posizionalo come prima, quindi devi mettere in modo tale allora, che... ditemi voi come... come... Allora, perché io lavoro sul tavolo inclinato, quindi... Esatto, allora. allora, vai, 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 scendi il foglio, ok, avvicina un po' il cellulare adesso, avvicinalo, avvicinalo. Già cioè, così ci siamo, eh, ci siamo. Abbassa un po', abbassa un po' l'inquadratura, ok, perfetto, non muove niente. Si vede benissimo, è vero, ragazzi. Non è facile inchiostrare così, però tu sei un maestro, quindi noi poi lo facciamo apposta. posto, sì, ma non, non, non un mi... acrobata. Capito? Un <ride> maestro, ma non un maestro. Insomma, maestro dite voi, poi io no, non lo so, sono, no, sono che... hai fondato anche una scuola spettacolare. Che noi vogliamo parlare dopo? Ne parleremo un'altra puntata. Parleremo anche della tua scuola. Adesso <ride> facciamo 600 600 iscritti alla scuola, eh? mica due. Eh, eh. Dobbiamo parlare anche della scuola tua, io di allora... sto invitando... Sì, scusa. Ne parleremo. Che <ride> cosa? No, vai, vai, date gli occhiali da nonno. eh. C'è cioè, Marco Russo che ti, delle gli per... da nonno. che ti farà delle domande tecniche a Marco Russo perché lui è più avvezzo, è più bravo, è più tecnico, essendo un artista. Vero Marco? Eh io invece per l'età ti chiedo consigli sugli occhiali <ride> eh, bravo <per> gli occhiali. <ride> ok buon inizio Guarda, io, per... allora adesso faremo allora, la. Vediamo. uso il pennino okay, comincio vai. col pennino pennino doppio altra, eh, altro strumento particolare allora allora come eh, si inizia non è proprio come necessario fare, fare? Come si inizia? Come si fa? Allora, guarda, eh, mh, le, abitualmente, eh, però stasera non si può fare, eh, cerco, cerco qualcosa di facile da fare per scaldare la mano, eh, perché a freddo ci sono certe parti, soprattutto in un corpo, che eh, richiedono una mano già un po', eh, diciamo così, allenata, no? perché sono segni no. da fare tutti di un fiato. Adesso eh, non, non, ho, non ho il tempo di poterlo fare, quindi... Inizierò da un punto, eh, per esempio, la faccia, che è quella che vorrei che mi venisse meglio possibile, la, la farò in fondo. Quindi okay. comincio da, da una zona, probabilmente di qua perché così non mi dà noia sulla mano. Perché col pennino, come voi mi insegnate, quando eh, lasci la china, deposita, ne deposita parecchia, quindi. Non si asciuga subito, mentre il pennello si asciuga quasi istantaneamente. Quindi col pennino conviene sempre mantenersi segna a sinistra, se siete destri, perché così nel frattempo si asciuga, perché se no è per evitare di fare correzioni. E, si vede? Sì, sì. Tra l'altro, volevo dire che siccome siamo in diretta anche su Instagram, eh, adesso. Ecco, c'è un po' anche questa visualizzazione full screen in modo che su Instagram si possa vedere bene, perché come sapete Instagram ha, una, ha un layout quadrato e quindi sì. uh, per poterlo far vedere in modo preciso, eccolo qua. Wow, il bello, il bello del pennino, cioè soprattutto il pennino morbido ti consente ma di fare bello. linee fine e grosse. L'importante è alzare la mano quando devi fare il segno fine. Io adoro il pennino, ecco per esempio il pennino mi potrebbe essere molto utile, che questa parte qui la puoi fare anche a pennello, mi, lo, lo trovo molto utile soprattutto sui capelli perché ti consente di fare le curve, si vedono? Sì, si vede benissimo. E si vede anche come In stai, lo, lo dico anche perché magari qualcuno può non saperlo, eh, c'è una differenziazione di tratto perché ovviamente più c'è pressione più la linea si inspessisce e al contrario quando c'è meno la linea diventa più fine quindi per i capelli eh, dare una curva più solida in certi punti dei, dei capelli delle varie ciocche oppure darne una più fine diventa incredibilmente semplice un ottimo strumento giusto giusto l'importante è eh, dare dei, dei colpi di pennello molto decisi perché se no ti viene il segno tremolante, mentre piuttosto meglio sbagliarlo, ma farlo deciso. Perché, come scrisse in un bellissimo libro eh, Mebius, eh, quando l'errore è fatto con disinvoltura non, accorge nessuno, non se ne accorge nessuno, diventa parte del disegno, praticamente ti posso fare una domanda perché io sono ignorante su queste cose perché quando io passi il pennino perché io sto inizi ho iniziato di nuovo a scarabocchiare insomma mi sto esercitando la notte lo dico eh, insomma. lo scarabocchiatore sì, sì infatti ho ripreso allora perché a volte il foglio mi si graffia, si gratta proprio viene proprio graffiato perché... spingo troppo se... c'è um, poco inchiostro perché inchiosco? usi un foglio ruvido e... perché lavori no. su un foglio ruvido Ah, ecco, è quel il problema. Ok. Eh, perché se è ho... ruvido col pennino te la, la vedo un po' complicata. Sì, ruvido, ruvido. Si usa eh, sul foglio ruvido il pennino. E come devo fare? Usare un devo... foglio o semi ruvido o liscio. Ah, liscio, ok. ok, okay perché, perfetto. perché il foglio ruvido cos'ha di caratteristiche? Che è un foglio poroso. Oh. quindi ha dei, Ma... dei, mh, dei piccoli buchi, diciamo così, e il pennino si, si impunta ogni volta. Invece, il ah, foglio liscio posso... è li... è liscio. Quindi... di è lì liscio soprattutto le marche perché ogni, ogni casa produttrice No, se non di che carta, funziona il pennino. Eh, ogni casa produttrice di carta ha una texture diversa per quanto riguarda i fogli ruvidi. Ma per esempio, ce n'è una che, per esempio, eh, il ruvido lo fanno con delle righine, altri che lo fanno più frastagliato, ma ci sono proprio alcune marche dove. Sembrano proprio esserci dei piccoli buchi, in effetti, ah, eh. e quelli possono dare fastidio alla punta del pennino. Perciò mi veniva effetto graffiato, grattato, insomma, una, una, un bruttissimo, perché poi io ho rischiato più, più volte di bucare il foglio per questa cosa qua, lo sai. Eppure, dicevo, io ma non sto... Non so neanche... Eh, eh, cosa cosa la... ha detto? detto Manara l'altra volta? Manara ha detto una cosa che sembra banale, ma in ah, realtà è molto. che Sono quelle verità semplici. Oh, Vedi qui il detto? segno si vede il segno? No, oh, è bellissimo! Come non si vede? Madonna che bella! Il fine, fine grosso, guarda il pennino, che differenza di tratto che fa. E come hai fatto qua? Ecco, spieghiamolo al pubblico. Come fai a fare quel grosso, quel tratto grosso? Eh, si pigia. allora il, il... Questo, questo qui è un pennino morbido perché se te pigi oh. la punta si allarga quindi oh. quando si allarga la più china quindi te, se per, per fare un segno più largo devi pigiare e poi sollevare la mano è tutta una sensibilità che, oh. che sviluppi ne, ne, negli anni il ecco. più delle volte io ho visto anche con gli studenti molti abbandonano il pennino perché richiede comunque di bisogna dargli l'occasione di dimostrare quello che sa fare e ci vuole un po' di tempo e, wow. e siccome eh, oramai nessuno, de, almeno dei giovani, ce ne sono pochi che hanno voglia di stare lì a passare il tempo a studiare il pennino, eh, allora l'abbandonano per magari dei pennarelli che sono molto più comodi e più però non, non, non hanno la resa, non c'è questa resa. Ma questa cosa, che stai sorriso, eh. dicendo, questa cosa che stai dicendo è veramente molto interessante perché ah, effettivamente sì. i pigment liner o, o i cosiddetti needle pen, le, le, i pennarelli adago, sono veramente quelli più usati perché appunto non devi stare a, ad avere il barattolo del, dell'inchiostro, non devi pulire il pennino, non ti sporchi. No? Vediamo il pennino eh, quanto è stato usato da. Uh, da Marco Bianchini infatti tutta la parte dove lui la tiene con le dita è sporca di colore perché è stato usato messo nell'inchiostro tante volte però è anche vero che ah, per bravo. quanto i pigment liner esatto, per quanto i pigment liner siano così comodi, non, non si sporcano si seccano subito eccetera sicuramente non hanno questa caratteristica particolare di poter allargare e uh, diminuire lo spessore della linea quindi, eh, tut tutta questa sensazione di, di curve, di volumi che si può dare con il pennino, non la si può dare con i pigment liner, anche se sono quelli più usati. Infatti, il pennino vuoi benissimo. No, che... ma è proprio, è proprio bello. È proprio... Dopo, ci metto il nero. Eh? Queste sono diciamo, le linee che io faccio eh, sì. che mi servono come orientamento. E che mi faranno dei segni fini quando poi metterò poi il nero sui capelli, Marco. Ma, dove... ma come è cambiato, scusami, Mirko, come è no. cambiato la, la tua strumentazione nel corso degli anni? Cioè, negli anni 90 tu già usavi questi strumenti, o hai cambiato nel corso degli anni? No, no, io ho cambiato pochissimo perché io ho usato cioè, quello che mi piace, pensare, è che gli stessi strumenti. Che, che, che ho imparato ad usare, poi eh, io in particolare sono un amante della tecnica, per cui per me gli strumenti sono importanti, come diceva anche Manara: no, è mm. importante scegliere la carta. Se vuoi fare dei bei disegni, devi farli sulla carta buona, giusta perché è importantissima. Vi assicuro che è una sacrosanta verità. Cioè, è, inutile, è inutile accanirsi. Eh, di ottenere dei bei risultati su una carta che fa schifo, cioè, perché la carta gioca contro di te, mentre invece la carta buona sembra che invece voglia lavorare con te eh, e ti dà una soddisfazione enorme. Cioè, eh, quindi ti dico io ho pochissimi strumenti, eh, ne ho cambiati pochissimi, eh, ho sempre lavorato con pennina e pennello. Ehm, perché volevo imparare a maneggiarli con molta disinvoltura e, Beh, e ho concentrato una volta ho imparato a usare gli strumenti ho, ho concentrato le, la, le mie energie nell'imparare poi le tecniche eh, le tecniche pittoriche ah, come, è e... delicata, come è bella molto delicata è. poi un'altra cosa che sto notando io, è, è una, una sfaccettatura De, della lavorazione, che forse non, non, è, non è una cosa da tutti, anch'io a volte lo faccio poco. Ovvero, che eh, avete visto come eh, Marco muove il foglio, lo gira sì, tutte sì. le volte che fa una linea perché praticamente mette le linee che deve fare nella giusta direzione rispetto alla mano. Quindi è bellissimo vedere che lo gira in continuazione. No? E questa è sicuramente una cosa che ecco. Si dovrebbe fare, si dovrebbe fare sempre di più, infatti, ah, William Borcini ci ricorda, bisogna ricordare anche che la grossezza del segno ha dei significati precisi sia di ombra che di profondità. Questo insegnava il grande Magnus, ovviamente, insomma, Magnus, lo conosciamo. Insomma. Certo, e l'altra cosa, infatti, che si fa, per esempio, soprattutto sì. chi la lavora a linea chiara, sì. è quello di usare. Eh, segni molto più grossi nella zona in ombra, no? cioè se io questa qui non la ombreggiassi, siccome sì. ha una luce che arriva da sinistra, il segno che faccio a sinistra ha una grandezza, quello che faccio a destra è minimo il doppio, è minimo il doppio perché eh, questa differenza di segni già su una linea chiara ehm, dà una sensazione di, tri di tridimensionalità. Mm. Vedi, vedi. Allora, mi fermo qua, perché se, se vado qua col pennino, poi dopo, anzi facciamo così, asciughiamo. Ah, vedi, tu asciughi così mi per non sporcare pure. il foglio, ovvio, bravo. Eh, se no mi si sbaffa tutto. Il oh. pennino ha questo, ha questo difetto, che purtroppo Sbava. deposita, guarda, ah, deposita eh. la china oh. e bisogna asciugarlo, perché se ci vado con la mano sopra sbaffa e dopo... Tocca correggere, e onestamente fare, sì. quando, quando, quando lavori vuoi correggere il meno possibile perché se no è tutta perdita di tempo. Marco, se sei d'accordo, direi che poi la, la prossima parte con tutte le ombre la possiamo vedere eh, nella seconda puntata che dedichiamo all'inchiostrazione del tuo lavoro. Ok, siamo già in fine? Alla fine? Alla fine? No, no, siamo a troppo. Va bene qualche altro minuto e poi sì, poi nella seconda parte facciamo come ha detto Alessio, insomma, che mi sembra una cosa Lennello Winsor e Newton, mi raccomando eh, che, che abbia la punta. Sì. Devo avere la punta sempre. E poi leccatelo prima eh, di metterlo nell'inchiostro, no, non dopo. Eh, bravo Alessio, <ride> giusta, giusta giusta. No, sai perché? Ha ragione lei, ci sono quelli che non sono tanto svegli. <ride> Eh, in America, sai? In America nei tostapane ci, ci scrivono non mettere le mani dentro quindi eh, è bene, è bene insomma, fare attenzione. Allora. E il pennello è strumento più bello che ci possa essere io mh, non lo so. Mh, sono da un lato, mi rendo conto del, dei vantaggi del, del digitale, e... ma io non capisco perché si vuole perdere questa cosa meravigliosa che è in che usare un pennello, c'è cioè, a mano ti dà... Ti volevo fare i capelli per farvi vedere almeno... E io, no, vengono, non... mi io ho difficoltà a fare i capelli. Come fai a fare quei punti di luce? Lo so che tu lasci l'inchiostrazione, non viene fatta su tutta la, la parte della ciocca, ma come si fa a fare quell'effetto? Perché a me non mesce mai questo effetto. Posso perché, effetti... è, perché non è solamente un fatto puramente tecnico. Cioè, qua... eh, quando si, si, inchiostra, quando eh. si inchiostra, si deve stare attenti a quello che si sta facendo perché eh, ci sono delle regole, è chiaro che i capelli dove saranno illuminati nella parte più eh, rotonda, quindi quella che oh. viene colpita dalla luce. Quindi oh. vado, vado, vado a scurire, vado a scurire oh. le zone che la luce, che la luce oh. poi non colpisce. Oh. E soprattutto oh. Bisogna, oh. bisogna, come si dice, sì. girarle. Io non faccio un segno dritto. Non faccio no. mai un segno dritto, faccio sempre un segno curvo perché oh. devo seguire la, la forma. E come fai a sapere che è quella? Se no, se questo, no lo devo... non a... questo non riesco a capire perché fai quella curva e poi ne fai una. cioè perché proprio lì quella curva? Io è là che non riesco a capire, Ciocca, come si fa per perché lì, perché lì, è col... eh, Ma È difficile, non già riesco a capire come devo seguire il senso, hai capito? Non lo riesco mai, a... non, non sono mai riuscito a capire come com com si deve. Come, si debba, come si debba comportare su queste cose? Perché è molto difficile fare la ciocca, raga. Sembra così, ma è difficilissima. Insomma, eh, non ci riesco. Bisogna un a... po'. Quanta esperienza! Bisogna, eh. bisogna sicuramente, aiuta anche l'esperienza. Le, 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 le sicuramente. Oh. Ma. Che, eh, che volevo dire: no, è che man mano che metti i neri, poi oh. la cosa, diciamo. Più difficile perché questa non è neanche particolarmente difficile difficile è fare le sfumature col pennello allora eh, eh, la cosa la cosa importante è appoggiarsi sempre sul mignolo per te mignolo. sei quando inchiosti ti poggi sul mignolo e fai perno eh. sul gomito quindi il movimento deve essere questo come se fossi un compasso praticamente wow. quindi devi stare comodo è fondamentale che tu stia comodo okay. e, e poi, eh, dopo le, il successo del segno è, sulla è dato dalla sensibilità che hai nella mano e dal fare con sicurezza de determinate cose. Qui, per esempio, c'è una sfumatura. Si, si vede questo punto qui? Sì, sì si eh, vede. Eh, qui è un, è un punto in cui c'è la scapola, quindi devono essere dei segni fini, larghi, che vanno a eh, infittirsi e ingrossarsi. Quindi, devi usare. Eh, questo tipo di attenzione e questo lo fai solamente eh, controllando la, pre la pressione sul pennello oh. quindi ora fa faccio una figura sì. vediamo se viene bene comunque sì. ecco vedete, bene. invece io quando vado a premere esce un sacco di non riesco a dosare eh, ancora eh. Oh. e soprattutto i segni lunghi vedi che si sono venuti bene oh. Ecco perché dicevamo prima che il pennello necessita di avere la punta eh, bella dura, che, che, che ci sia, perché il pennello nel momento che perde la punta eh, vuol dire che è il caso di buttarlo via, è finito. Questo adesso provo a farlo tutto con un sì. segno unico. Sì. Qui pigio, qui, qui torno su, oh, no. vedi? Qui, qui pigio, faccio più grosso, qui torno su. Perché lì è più grosso? Per la luce, dici tu? Per, per, sì, per via della, della curva la che curva. prende il braccio. Qui, oh. qui lo riprendo, perché io sono uno dei pochi disegnatori che riesce a rifare il segno che ha fatto. Scusate, eh, ma come vi dicevo, a una certa età. Tanto noi ci siamo incantati, quindi ve la lascio... Buona, stupendo, ragano, che bello. Fai bene, fai ma... bene dirlo tu, Quello perché... Qui... Quello che eh, vi faccio contenti che, che facciamo posso... questa cosa. Questa, questa è la curva più importante. Se sbagli questa bisogna disegno lo puoi buttare via, ok, poi perché è la è curva è. del sedere? Sì, 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 certo, 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 che è quello che tutti guardano, poi vado fanno a scuola, mi sa. So. Marco, sei a 601 studenti. Mi sa che Mirko si sta iscrivendo. Uh -huh. Mi sa di sì. Mirko, Mirko lo iscriviamo, sì. Qui ci ho fatto la pelliccia. Allora, la pelliccia sono segni piccoli sì. e... e casuali, quindi devo farli non stando standogli attento uno per uno, perché sennò viene una pelliccia finta. Uh. Devo farli con dei movimenti più eh, veloci. E allora... Già me li sono accennati con la, la matita perché io la, la faccio molto eh, curata sempre, via. però ora c'è ecco, chi. Anche... Allora, devo, devo muovermi così, e pensando oh, di, okay. di, di, soprattutto di fare segni di varie dimensioni e di varie, di varie eh, in, in direzioni, di varie dimensioni, perché sennò diventa brutto. In sì, certe zone c'è l'ombra, quindi... L'arte è stupenda, ragazzi. Mi sono ingannato. Guardate la pressione. Cioè adesso guardate che sta facendo le sfumature molto meno, molto meno eh, accentuate. Qui poi, qui poi, ma che bello! Infettisco. Eh, vedi, vedi. E poi guardo anche, ah. anche un po' sopra perché sennò, sennò, come fa a star seduta. Giusto. soprattutto è importante che non siano ripetitivi perché sennò l'occhio di chi guarda mm. è, nota una, una, come si può dire, innaturalezza, no? Okay. Perché la cosa più difficile da fare è riprodurre la realtà e la realtà è sempre casuale e noi siamo portati invece a ordinarla la realtà quindi a mettere tutti gli oggetti a posto no quindi quando devi fare una pelliccia i peli sono tutti eh, cioè eh, vanno in mille direzioni diverse quindi devi riuscire a, a, a riuscire a capirlo poi quando arrivi quando arrivi in una zona dove in realtà quelli più fini che faccio all'esterno servono per indicare una sorta di ehm, schiarimento cioè va verso la luce e quindi vanno a sparire e li faccio più fini questo oh. aiuta, e quando arrivo qua che la zona io l'avevo già prevista scura sì. non farò sì. una macchia nera una macchia nera intera perché sennò diventa un po' banale e sembra un buco allora io che faccio, quando arrivo qua continuo a fare dei segni però li faccio un po' più grossi Mm. E, e anche Giusto. incrociati e questo qui alla fine qua posso già scurire di più diventa un tratteggio che sembra molto più naturale rispetto a una campitura nera che delinea l'ombra però col tratteggio è molto più eh, e naturale sì. Oh, bello vi ricordo che i maestri come appunto i disegnatori degli anni appunto 60, 70, facevano anche le righe dritte col pennello. Perché si può fare le righe dritte col pennello, bisogna però prendere una riga. Sì. Vediamo se ci riesco. Eh. Allora c'è la parte scanalata, no? Nella riga. Sì. Per fare le righe dritte col pennello, bisogna. Ora, questa non è la posizione migliore, però ci provo prendere la. La, la riga con la mano, mettere sì. le dita sul foglio, tenerla un po' alzata, poi ferretto, il ferretto, ah. e poi si fa le righe dritte. Spettacolo! E chi ci sono arrivati Non ci sarei mai arrivato. Wow, Marco, hai visto. Eh sì. Fare una riga dritta così col pennello non è facile, cioè senza no, no. la riga. Quindi i disegnatori, no, perché... i classici disegnatori, lavoravano così: ma che spettacolo! Lavoravano no. così perché, perché col pennino è un po' più difficile fare le righe dritte perché il pennino ti, ti, ti fa. Qui posso andare anche con segni più grossi perché tanto previ Siamo ho previsto in... un'ombra. Eh? Siamo in ombra, dicevo. Sì, sì, e quindi posso anche per far prima. Tanto qui mi, se, mi, va, mi basta solo che si intraveda eh, qualcosa che ricordi la, la pelliccia. Ok. Allora, Marco, eh, tu fai questa, questa parte, e poi stavo ricordando, infatti, noi ne abbiamo anche parlato. Volevo ricordare al pubblico che ne faremo a stretto ma giro. Sì, sì, sì. È venuto qualcuno. Sì, ci sono. Anche su Instagram, tra l'altro, si vede molto bene perché è molto centrata. Eh, marco eh. Che dipinge, che inchiostra. Ci sì. eh, stanno guardando. Sì, sì, sì. No, volevo dire, visto che Vabbè, un dobbiamo un fare. Che se no, dicevo, dobbiamo fare eh, perché poi siamo un'ora e dieci. Molti non, non riescono a farla vedere la tutta. Noi facciamo in questo modo. Ci fermiamo qui. E la continuiamo a breve, noi ci mettiamo d'accordo, ovviamente, ci sentiamo e però facciamo a breve, nel senso che faremo una seconda puntata solo in ovviamente. Parliamo, non parliamo più. Abbiamo fatto una, nostra, una panoramica del, degli anni 90 per quanto riguarda l'erotico e così via. Noi continueremo con la lezione poi nella seconda puntata, e l'ultima, ovviamente. Che dici? Ah, sì, sì, va bene a me va bene. Perché se eh, eh, no c'è pubblico ragazzi. Adesso non è che c'è rimasto qui non è che c'è rimasto granché da fare, eh, perché la, diciamo, la parte a parte il, la mano, eh, a parte il bianco in, no? e nero. Eh. ecco Sì, c'è la mezza tinta eh. che qua. Che, ma poi dovrei fare le ombre, dovrei fare altre cose, no? Giusto. No, c'è rimasto da mettere solamente le ombre a mezza tinta, perché eh, oh. a meno che questa carta non risponda male alla mezza tinta, perché non, questa non l'ho provata, l'ho presa eh, così com'era, ma oh. se, se non risponde male, se no le facciamo nere Perché tanto in bianco oh. e nero. E poi c'è il famoso pettinato. Un muso pettinato che si fa in due modi, o dall'alto verso il basso. Ora qui, qui non c'è chi, per esempio, si vede questo punto qua bene? Sì, si vede quello che faccio qui. Il pettinato sì, sì. si può fare così. E qui sono queste, non so se lo vedete, queste sfumature ah, sì, sì, tipiche sì. del fumetto. Eh, si chiama sì. pettinato perché sembra un, sembra un pettine ma sembra tipo un fumetto americano perché non fanno così, scusami, in America, in America così fanno sì, sì, eh? sì, sì. infatti non lo ricordavo eh. tutti fanno così va bene d'accordo, allora ci fermiamo? sì, e poi noi ci mettiamo d'accordo la facciamo a breve sì, però dico... la... la facciamo a breve Quando però fatto... eh. e allora dobbiamo fermarci Quando però Marco se sennò... no dopo... Marco, fermiamoci, se no tu lo finisci adesso. Dobbiamo fare la seconda Beh. puntata, facciamo un'altra cosa. Infatti no, to tocca farne una, un altro eh, e non sappiamo come farlo. regalarlo. Poi fermo, se... fermo, fermo, fermate, fermate. te lo chiede. Eh, <ride> mi fai No, da no è in zoom. Allora. Va invito... bene, va bene. Invito... No, dicevo, invito il pubblico a sintonizzarsi a breve perché, tra non molto, faremo una seconda puntata. Tutto sull'inchiostrazione per finire questo disegno. Un'illustrazione quindi, ricollegatevi, siete stati tantissimi. Grazie, che siete ovviamente accorsi. Ovviamente, il maestro Bianchini, che non oh, faceva con me, male... <ride> male che è durato il telefono. Quanto ci è rimasto? Dai, 10% ancora, ma sì. l'abbiamo fatta. Per, chi fosse, per chi fosse arrivato in ritardo e volesse recuperare tutto quello che ha fatto, tutto quello che ci ha raccontato oggi il maestro Bianchini, ricordiamo che il video sarà sempre presente e registrato e verrà condiviso su tutti i canali dello scarabocchiatore, Facebook, Instagram e il nuovissimo canale di YouTube. Bravissimo. Ah, ricordiamo pure che su YouTube per Chi ci volesse seguire come sta facendo già da due anni con Facebook, basta mettere eh, segui quindi il like, like e la campanella. La campanella e iscrivetevi. È ecco, bravissimo. Va bene, io poi mi sto modernizzando perché io sono un vecchietto a confrontarsi di giovani giovani. Giusto? No, sono tutti esperti. Io sono sì, un vecchietto sì. modernizzando. Insomma, sto so cercando di essere meno nonno di quanto non sembri già, insomma. <ride> va bene. Marco, grazie, sei stato gentilissimo, ormai tu sei di casa. La io sono... volta mi dite cosa, cosa fate voi invece. Ah, cioè, cioè va bene. Poi, eh, vabbè, ricordiamo che sono... Come abbiamo detto, se io non sono... sento più niente. Mi senti? Senti la... la fattura, la mando a te? Mandala a me, ci penso io, mandala a me. <ride> Ma, ma, ma la fattura da, da pagare o nel senso del malocchio? No, no, tutto e due, perché già ho capito. No, no, la fattura da pagare da pagare, da pagare. Va, Va bene. bene, Marco, grazie. grazie. al telefono domani e ci mettiamo d'accordo per la prossima. Dai, grazie Maestro, grazie spero, a tutti per essere. Spero venuti. vi siate divertiti. Cavolo, grazie, grazie per averci seguito. Grazie, grazie ciao. Ciao.